Se non ti occupi di finanza, la finanza si occuperà di te, che è proprio quello che cercheremo di fare oggi, cercando di sviscerare un po' di temi riguardo all'educazione finanziaria. E per farlo mi sono affidato a Jacopo Massei, che è una persona che vive nel mondo finanziario. Jacopo è il business development di Gimme 5, che è un'app per risparmiare, molto utile per chi si approccia per la prima volta a queste tematiche riguardo l'investimento e il risparmio. Ho anche un codice sconto, cioè Economy5, se volete entrare in questo mondo. Ora, in realtà l'app di Gimme 5 non è che la dovete scaricare per forza. Ad esempio, io utilizzo sia Gimme 5 che anche altre app di investimento per svolgere al meglio la mia attività di finanza personale. Quindi, insomma, è un piccolo spunto. Però, detto ciò, siamo qui per imparare un po' di cose finanziarie. Quindi, Jacopo, la prima domanda è: perché è così tanto difficile risparmiare? Risparmiare è una cosa molto semplice in realtà. Però è vista come qualcosa di noioso o qualcosa che si può sempre rimandare, perché di fatto è un'attività che non ti porta nulla di concreto nel breve periodo, soprattutto in una società come quella attuale, e parlo anche dei giovani, includo me stesso, dove spesso e volentieri preferiamo avere tutto pronto. Invece il risparmio purtroppo è una cosa di lungo termine, quindi tu cominci a un certo punto, devi essere costante, devi farlo tutte le settimane, tutti i mesi, anche poco alla volta, ed è un qualcosa per cui si vedono i frutti molto nel lungo periodo, molto in là. Ed è per quello che abbiamo deciso un po' di puntare sugli obiettivi, quindi creare una sorta di dinamica all'interno che ti permette di settare il tuo obiettivo, scegliere come e quando raggiungerlo e farti aiutare un po' da dei meccanismi che abbiamo messo all'interno per portarti a questa cosa. Diciamo che vorremmo riuscire a ribaltare un po' la situazione in cui spesso e volentieri le persone si trovano, che magari ricevono delle entrate all'inizio del mese e poi dopo dicono: io cercherò di risparmiare quando arriva la fine del mese. E spesso e volentieri succede che quando si arriva alla fine del mese, diciamo, le entrate sono esattamente uguali alle uscite e quindi non si riesce a risparmiare niente. Quindi noi abbiamo cercato di creare una sorta di meccanismo in modo tale che quando poi ti arriva effettivamente la tua entrata, tu, se vuoi, puoi impostare il fatto che cominci già a mettere qualcosa via risparmio. E questo automatizza tutto ed è uno strumento totalmente digitale, quindi aiuta a raggiungere i propri obiettivi. Ecco, ma ad esempio molti mi chiedono: quanto risparmiare? A questa domanda fatidica c'è una risposta o è molto personale? Se ci puoi dare qualche consiglio? Guarda, io ti rispondo un po' sulla mia esperienza, non è ovviamente, non ho la verità in tasca. Il quanto risparmiare, secondo me, dipende molto dalla persona. Molto dalla persona. Si possono fare magari degli esercizi semplici iniziali, ovvero uno vede quanto gli entra normalmente dalle proprie attività lavorative, e solitamente viene consigliato all'inizio di partire con un 2, un 3 o un 5% del proprio risparmio, delle proprie entrate. Quindi man mano si comincia con una cosa del genere, e poi più si va avanti, più, diciamo, la vita cresce e potenzialmente potrebbe anche crescere l'entrata dal punto di vista economico, e più si cerca di andare ad aumentare quella percentuale lì, quindi fino ad arrivare magari a un 15% della propria entrata. Ovviamente poi dipende dalle persone, no? Dipende anche dal momento di vita. Dico perché dipende dal momento di vita, perché come sappiamo ci sono alcuni tratti in cui uno ha, diciamo, più possibilità di mettere del denaro da parte, e altri invece in cui ci sono delle spese improvvise. Potrei fare un esempio su me stesso. Io ho la primissima versione del 2013, io quindi ho cominciato a risparmiare abbastanza velocemente, anch'io facevo parte di quella categoria di ragazzi per cui il risparmio era una cosa molto lontana, e quindi, diciamo, sono stato un po' influenzato anche da quello che è stato il mio lavoro. E alla fine io poi mi sono sposato nel 2017, e come sai, io, come non so se sei sposato o conosci amici sposati, quando ti sposi comunque delle uscite pazzesche, no? Che non ti aspettavi. E quindi, diciamo, io mi ero creato il mio tesoretto e in parte l'ho utilizzato per uno dei miei obiettivi, che era quello. Adesso poi dopo ho ricominciato dopo a risparmiare. Adesso fortunatamente abbiamo avuto un regalo pazzesco, che è un figlio, e quindi i figli, diciamo, risparmio sta, grazie, sta andando un po' meno, però diciamo stiamo investendo su un'altra cosa, però continuiamo un pochino meno perché dobbiamo fare anche quello, però stiamo continuando, anzi abbiamo colto l'occasione, perché poi dopo ovviamente mia moglie è stata influenzata a quel punto da me, e abbiamo creato anche noi un piccolo, diciamo, salvadanaio per il nostro bambino, perché se iniziamo adesso, poi quando avrà 18 anni, gli abbiamo creato già una bella base economica abbastanza solida, che ci permetterà a noi di pagare magari determinate scuole o altro, e a lui invece di lanciarsi in qualcosa. Quindi
diciamo, molto importante. Anche qui mi rifaccio un po' dei commenti quando ho fatto dei video che parlavo di finanza personale, no? Un po' inaspettatamente, però effettivamente esiste questa realtà. C'erano delle persone che dicevano: vabbè, ma io preferisco spendere tutti i miei soldi, tanto poi quando sarò vecchio non... È un po' una filosofia, no, da rocker, diciamo, quella di spendo finché posso, finché il mio fisico me lo permette, tanto poi quando sarò vecchio, insomma, ovviamente potrò spenderli in maniera magari peggiore rispetto a quando sarò giovane. Insomma, praticamente mi posso godere di più la vita da giovane rispetto che da vecchio, e quindi il risparmio, diciamo, che mi interessa meno. Ho letto anche questi commenti. Tu come risponderesti a un approccio di vita così? Ovviamente è una cosa personale, però insomma, che spunto potresti dare? Guarda, io lì secondo me dipende un po' dalle persone, no? È ovvio che se, non so se avevi sentito la citazione di Woody Allen, se noi vivessimo la vita al contrario, probabilmente è una cosa che potrebbe essere portata avanti, questa, no? E quindi spendere tanti soldi all'opposto. Quello che dico io dipende un po' da voi. Nessuno di noi vuol fare la paternale agli altri e intimare fai questo, fai quell'altro. Sicuramente mettere da parte anche poco alla volta, mese per mese, settimana per settimana, diciamo, non è una spesa così folle che ti blocca qualsiasi altro tipo di divertimento, ok? Cioè, volendo, uno può anche divertirsi come un pazzo e anche riuscire a mettere qualcosina da parte. Poi ovviamente ci si troverà con un capitale più o meno grosso quando sarà vecchi, e quindi lì dipende un po' da voi, da esatto, perché poi ad esempio, di nuovo mi rifaccio ai commenti, un ragazzo ha scritto: ma io con quei soldi mi sono fatto le mie vacanze di maturità, eccetera eccetera, però il punto, soprattutto grazie a Gamify, è quello di risparmiare piccole cifre e comunque trovare un compromesso tra, ovviamente, non fare una vita da monaco e a causa del risparmio, ma comunque stare attento anche alla tua finanza personale. Guarda, ci sono un sacco di cose che vengono fatte durante la nostra vita quotidiana che ci fanno spendere dei soldi che potenzialmente potrebbero invece essere risparmiati. Non dico tutto, perché secondo me il risparmio non deve essere una privazione, però ad esempio se noi viviamo a Milano, qui ormai per andare a pranzo spendi tra almeno 15 euro, ok? Se una volta uno si fa un pranzo, si fa la pasta con gli altri amici, con gli altri colleghi in cucina, risparmia quei 15 euro. Per dire, no, ci sono tante cose che ti permettono di fare una vita come vuoi, le vacanze che vuoi, però essere un pochino più culati. E quello che secondo me premia è quello che dicevo un po' all'inizio, cioè quando mi arriva l'entrata, subito prendere una piccola percentuale e metterla da parte, così io mi alleno a vivere con un altro tipo di stipendio, ok? Con un altro tipo di entrata. Se io guadagno, mettiamo caso, 5.000 euro, di quei 5.000 euro me ne metto da parte il 2% e il resto lo spendo come voglio. Ovviamente nella vita non ci sono solamente divertimenti, purtroppo ci sono anche gli obblighi, però una cosa che secondo me è importante è: devi pagare prima te stesso, prima degli altri, ok? Quindi se mi arriva la mia entrata, prima pago me, quindi metto qualcosa a risparmio, e poi ci saranno tutte le bollette, i costi, eccetera, e poi dopo metto quello che mi rimane per il divertimento e altro. Questo è un po' un mio consiglio, però da prendere con... Certo, poi ovviamente, come dicevamo, la finanza è personale, quindi ovviamente i consigli arrivano fino a un certo punto. E comunque in questo senso Gamify, potendo permetterci di risparmiare 5 euro alla volta, ovviamente non stiamo parlando di risparmi che appunto ti precludono una vacanza o magari la serata in discoteca a pazzerella, insomma. Cioè, diciamo che quella forza lì è che tu, risparmiando poco alla volta, con dei piccoli importi, poi non ti accorgi, ma magari nel mese hai già messo da parte 80-100 euro. Che comunque è una cifra più che rispettabile, ok? O magari parti anche con meno, con 30 euro al mese, e poi dopo vai via via crescendo. È molto meglio fra quando ho 50 anni aver messo da parte 30-40 mila euro piuttosto che arrivare a 30-40 anni con il saldo che è esattamente uguale a quello dei miei 18 anni, no? Preferisci essere in quale condizione delle due, della seconda. Certo, con la classica regola di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, che è un po' la regola fondamentale del risparmio e degli investimenti, un po'. Se ce ne vuoi parlare anche qui, magari. Sì, secondo me quella è un'altra delle regole auree, cioè è un po' l'esempio di prima. Cioè, non bisogna mai legarsi solamente a un unico titolo,
perché quell'unico titolo lì può andare su o può andare giù, e il problema è che se lo prendi in un momento in cui è molto basso e poi cresce, sei a posto. Però se lo prendi a metà o quando è molto in alto e poi dopo per cause esterne va giù, diventa un bel problema, perché poi devi aspettare che quel titolo recuperi. Invece di andare a diversificare su più azioni, più obbligazioni selezionate da chi lo fa di lavoro, questo rischio praticamente te lo annulla. Un esempio che possiamo fare, che ci è capitato recentemente, è questo qua che stiamo vivendo tutti della pandemia, febbraio-marzo, quando hanno cominciato a mettere tutte le persone in lockdown, i mercati in generale hanno perso circa il 40%, che è una cifra veramente molto alta per il mercato. È vero che avevano corso tanto negli ultimi anni, però comunque uno storno del genere è stato veramente importante, soprattutto per una causa esogena, perché di fatto i dati economici reali erano gli stessi, quindi ovviamente c'erano delle paure molto importanti intorno a vari business che rischiavano di fallire. E lì cosa succede? Che una persona normale spesso e volentieri si spaventa e quindi ritira tutto e si prende almeno 40%. Le persone invece che sanno un po' come gestire, che sono abituate a investire sul mercato, vanno a comprare piano piano a margine. E questo è quello che abbiamo fatto noi, ad esempio, sui nostri prodotti. Quindi magari ci siamo presi una piccola botta iniziale, però siccome lo facciamo di lavoro, dietro avevamo molta liquidità pronta a essere investita in casi come questi, e quindi man mano siamo andati a comprare, non tutto subito lean, ma gradualmente, e poi dopo abbiamo beneficiato di questa risalita. Ed è un po' quello che noi cerchiamo di portare un po' su Gimme5, cioè se tu entri mano a mano anche degli scossoni del genere, come questo meno 40%, lo senti molto poco, perché se tu sei costante mese per mese andrai a comprare sul meno 40, sul meno 30, sul meno 35, eccetera, eccetera, e poi nel lunghissimo periodo sarà tipo un piccolo scalino che è stato fatto. Questo qua è un po' quello che pensiamo sulla diversificazione e sullo strumento che ti permette un po' di andare a attenuare questo tipo di rischio. Invece con Gimme5, visto che hai creato una sorta di piano automatizzato nel tempo, ti permette anche di andare a cogliere quelle opportunità che sono importanti, che noi lo facciamo come lavoro, però se lo fa anche il cliente grazie a quest'app guidata è ancora meglio. Come ho fatto io alla fine? Perché io sono stato anche abbastanza fortunato, perché ho iniziato a usare Gimme5 proprio in qualche momento dopo la pandemia, e quindi appunto mi sono trovato nel momento molto down, e quindi ho beneficiato di tutta la risalita del mercato, che ormai ha raggiunto livelli forse anche superiori, almeno per quanto lì addirittura ti viene il dubbio, potevo mettere anche un pochino di più all'inizio. Esatto. Sì, a posteriori ho detto, ma magari se ci avessi pensato alla prima. Fine, quello che conta è che poi dopo tu comincerai e andrà avanti per talmente tanto tempo che anche quella cosa lì, quella scelta che hai fatto, diciamo, viene premiata lo stesso, in ogni modo.